Buonasera ai nostri amici telespettatori che ci seguono da casa, benvenuti al sondaggio Demoscopapo di oggi. Abbiamo il risultato di un sondaggio svolto su di un campione di italiani che risponde alla domanda: volete un sito di scorie radioattive a casa vostra? Come hanno risposto gli italiani su questo scottante argomento, dottor Besa? Buonasera, dottor Appi, buonasera ai telespettatori. Ecco, alla domanda volete un sito di scorie radioattive a casa vostra, il 50% degli italiani risponde bene, così mi faccio le radiografie a domicilio. Il 30% risponde lo voglio se allontana i travestiti sotto casa. Il 20% risponde magari, così c'ho l'albero di Natale fosforescente. Quindi diciamo un sondaggio che sfata la presunta paura degli italiani relativamente a questo argomento così difficile. Quindi sembra quasi che ci sia non ci sia diffidenza, insomma. Forse sarebbe da spiegare un po' meglio che cosa significano le scorie radioattive, però insomma va bene. Vabbè. Questo diamo appuntamento ad un prossimo sondaggio. Sicuramente. Grazie dottor Besa, grazie a voi per la vostra attenzione e come sempre addio piacendo, arrivederci, a domani. A domani. Ecco, ti vedi allora? Sto qua, è il ponte dei sospiri. Salve amici telespettatori. È scritto anche qui, ponte con i sospiri. No, dei sospiri. Dei sospiri. Perché cosa faceva? Qua ci sono, ci sono le prigioni nuove, di qua il Palazzo Ducale dove c'erano gli inquisitori di Stato e inquisitori di Stato. Difficile, mamma, che difficile. Praticamente i detenuti da qui venivano spostati di là per ricevere il giudizio degli inquisitori e ritornavano nelle prigioni e sospiravano da qui il ponte dei sospiri, di capito? In Svizzera non siamo così crudele. Sei in Semenighe, sei peggio. Qui legge scritto che qui in ponte con i sospiri è stata eseguita anche la figa dei piompi di Casanova. Non sta a dire che siamo anche in diretta. Figa dei piompi? Piombi quelli di colore giallo e capelli? Dei piombi! Casanova, se riuscivo a sfuggire, l'unico caso, a sfuggire dalla fuga dei piombi. Perché? Perché è riuscito a fuggire dalle prigioni che erano sotto il tetto. Il tetto si era fatto del piombo e c'era già i piombi. Poi un po' di cioccolata? Mamma mia, questa cioccolata! La Svizzera? Sì. Ti faccio sospirarmi? Speriamo che scioppi prima o dopo. Non contala. Ti sei inutile come l'Iraq. Ti sei inutile. Ti spiego. A pieno di contola. Diventa amato padre. Ario. Venga col zaino. Diamo per qualcosa. Diamo, per forza. Che sta globalizzazione ha rotto le balle, altro che. No, Lalli. Vuoi sederti, di riposare un attimo? O sei sempre lì che leggi il giornale, magari ti riposi un attimo. Ma metti via, l'ho trovata di là, metti via sta roba, dai, che non siamo mica a Jesolo qua. Ma la roba è cos'hai là dentro? Stavo facendo una riflessione seria. Poi più viene fuori dopo, io non lo so. Leggevo una notizia qua della globalizzazione, che ormai tutto il mondo è un tiro di schioppo, e sai cosa succede? Qual è il fenomeno? Che tutti quanti fanno di tutto per attirare capitali e arricchirsi. Anche sta storia dei paradisi fiscali, io non capisco. Stanno aumentando sempre di più, dice il giornale, e aumentano anche i grandi magnati che vanno nei paradisi fiscali. Magnati, guarda, parlo con te. Magnati, mi meraviglio di te, di me che parlo con te.
sai neanche cosa sono dei grandi magnati. Ma non sai, ma i magnati sono quelli che si sono magnati fuori tutto e vanno in paradiso come San Francesco. Ma figurati, è il contrario. I grandi magnati sono quelli che sono pieni di soldi e per evitare di pagare le tasse vanno nei paradisi fiscali, prendono la residenza nei paradisi fiscali. Capito? Sì, capito. Capito, sì o no? Senti, ho capito che per ognuno che vive in un paradiso fiscale ce ne sono milioni che fanno una vita d'inferno. Ah, quelli di ragione. Ah, paradiso fiscale. Bisognerebbe dar via una livellata, a Gerare, da dar via una bella livellata. Una livellata ai clienti qua che vogliono bere qualcosa. Ma gliela do sul serio, Allora, è inutile che chiedi il bianco, non ce l'abbiamo il bianco, o nero, rosso, ma no, bianco, no, bianco. Vai alle Cayman a prendere il bianco. Stai, buono, ecco.